Buongiorno, sono Mauro Bordin, sono artista, cofondatore assieme a Romina De Novellis di Domus, la residenza Galatina. All'interno della residenza io faccio un po' di tutto. Diciamo che se l'idea di partenza sicuramente è di Romina, che è più interessata alle problematiche antropologiche, culturali e sociali, e quindi più esperta per esempio di tarantismo, che è un po' la tematica all'origine della residenza qui a Galatina. Io sono più interessato a quelle che sono le relazioni tra l'uomo e l'ambiente, quindi quelle più relative a un discorso di ecologia, rapporto uomo-natura. Quest'anno abbiamo, diciamo, partendo dall'idea del tarantismo, che comunque è la tematica principale per la città di Galatina, quando si parla di antropologia, abbiamo declinato, diciamo, questa tematica, l'abbiamo allargata e abbiamo cominciato a parlare appunto anche delle problematiche di ecologiche, il disseccamento degli ulivi, che in Salento è una calamità, e anche le problematiche di genere, che sono sicuramente molto più legate anche al discorso del tarantismo, e il terzo, diciamo, capitolo, cioè, sarebbe quello delle problematiche dell'immigrazione, che comunque, insomma, sono molto presenti in questa terra. Gli specialisti approfondiranno tutte queste tematiche e riusciremo comunque ad avere un quadro generale, anche a parlare approfonditamente appunto di vari aspetti che possono metterle in relazione. Noi diciamo che abbiamo riflettuto alla relazione tra queste problematiche, l'abbiamo quasi sintetizzato in un rapporto che potrebbe anche definirsi con una specie di titolo Violenza e territorio. E cosa c'è in comune tra questi diversi aspetti? Secondo noi c'è l'idea della cura. Quindi il fatto che sia nel caso del tarantismo, che è una cosa evidente, insomma, l'aspetto della cura di questa, diciamo, patologia che colpiva appunto queste donne, soprattutto, e nel caso per esempio del disseccamento degli ulivi, anche questa è un'evidenza, cioè questa problematica della cura, e soprattutto, insomma, come chi può viaggiare in Salento lo può vedere in maniera evidente che questa cura per il momento non è stata ancora trovata. E nel caso del disseccamento degli ulivi, ci sono studi che dimostrano che non si può sintetizzare la problematica solo al problema del batterio della xylella, perché si sono trovati tutta una serie di altri fattori, come per esempio il problema della desertificazione dei suoli. Ci sono, diciamo, dei fattori, la perdita di biodiversità, ci sono dei fattori che contribuiscono, sono dei cofattori. Quindi, alla fine, pensando a queste problematiche, ci siamo resi conto che forse sono tutte originate da un, dico tra virgolette perché è una domanda, infatti i dibattiti servono proprio a questo, forse da una mancanza di cura, cioè quindi il fatto di esporre quelle che sono per esempio le persone più deboli della società, o nel caso per esempio di sfruttare in un modo così eccessivo la natura, la si espone a delle fragilità. Queste fragilità poi è un terreno fertile, diciamo, per l'avvento di qualsiasi patologia. Questa è un po' l'idea iniziale, che naturalmente, insomma, viene approfondita nei vari talk. Io sono un artista, sono un pittore, quindi, cioè, diciamo, trasferisco, trasmetto le idee attraverso le immagini. Allora, il quadro che è dietro di me è un quadro, ne parlo perché l'ho dipinto qui a Galatina l'anno scorso, rappresenta una processione di croci, cioè diciamo, ispirato alla festa di San Paolo, in cui appunto c'è la processione, e solo che ho eliminato le confraternite, ci sono solo i portatori della croce che fanno questa processione.
L'idea come dire, di abbracciare la fede e la croce e fare la processione è anche un po' l'idea di un'esistenza, come dire, di sacrifici in un certo senso, perché Cristo rappresenta il sacrificio per eccellenza. Quindi l'idea che ci si sacrifica. Io l'ho messa un po' in relazione a San Paolo, che San Paolo è, diciamo, quello, cioè San Paolo è stato considerato come, diciamo, un po' all'origine della misoginia, no? della religione cattolica, e anche, insomma, è quello che insiste sulla castità. Insomma, San Paolo, diciamo, parla molto di più della sessualità di quanto non l'abbia mai fatto Gesù, che credo non l'abbia proprio fatto. Ed è abbastanza, quindi nella mia processione, diciamo che questi personaggi camminano, sono persi, smarriti all'interno di questa specie di foresta di cactus, laddove il cactus rappresenta un essere comunque, insomma, molto sensuale, perché, insomma, per la sua forma, e anche un po' pericoloso, perché appunto è pungente, quindi rappresenta in un certo senso la difficoltà di portare avanti un cammino di fede in un certo senso. Però d'altra parte si richiama al discorso di San Paolo, che è legato appunto al rapporto della sessualità nella cristianità, e insomma, in certo senso, fa un po' le pendant col fatto che queste tarantate venivano a chiedere la grazia a San Paolo, che forse, diciamo, poteva aver contribuito con le sue idee che erano state imposte appunto nel cristianesimo, quindi della castità, l'idea di della verginità della donna, l'idea di non, che poteva aver contribuito a creare tutta una serie di patologie all'interno del mondo cattolico e cristiano. Quindi in un certo senso, diciamo, la relazione tra San Paolo e le tarantate la trovavo una relazione veramente molto, molto interessante, in un certo senso. È come se le tarantate fossero andate a chiedere la grazia a colui che in un certo senso le voleva come delle donne caste e perfette, le immaginava così, cosa che invece, diciamo, nei Vangeli non se ne parla affatto. Insomma, questa idea, insomma, io un po' l'ho trasmessa a livello di un'opera. Però secondo me è un po' emblematica di come affrontiamo il discorso anche all'interno di Domus, cioè il fatto di mettere in evidenza quelle che sono delle incongruenze nel sistema di pensiero, e che possono effettivamente portare a delle problematiche, a delle patologie che necessitano successivamente la ricerca di una cura per ritornare ad una situazione di normalità. Quindi l'invito che facciamo è quello fondamentalmente di riflettere a quella che è la condizione di normalità, in un certo senso, no? e di salute, in un certo senso. Quest'anno, tra l'altro, è un tema che è particolarmente sensibile, perché siamo usciti da un periodo di confino insomma molto inquietante, in cui eravamo tutti chiusi in casa a causa di questo appunto, di questa pandemia, di questo virus del Covid-19. Quindi ci siamo detti è importante, insomma, affrontare questo tema, perché sicuramente è nello spirito di tutti e magari può in qualche modo portarci a magari ad avere una visione un pochino più precisa e più chiara di quelle che sono le prospettive future. Ciao a tutti!